Il libro Amaldi propone altri tre esempi di urti perfettamente anelastici. Nel primo caso, due masse identiche viaggiano con velocità identiche ma in versi opposti, si scontrano, rimangono attaccate. Procedendo come nel video precedente, bisogna calcolare la velocità finale del sistema, risolvendo l'equazione di conservazione della quantità di moto, quindi quantità di moto di questo più la quantità di moto dell'altro. Questa è la quantità di moto all'inizio uguale quantità di moto alla fine, ma siccome questi due oggetti hanno la stessa quantità di moto all'inizio, con segni opposti, allora la loro somma algebrica fa una quantità di moto 0 e questo vuol dire che il sistema dopo rimane fermo. Del resto è ovvio che due masse identiche che si muovono a velocità identiche ma in versi opposti e si scontrano, alla fine si fermano, rimangono attaccati, se rimangono attaccati rimangono fermi. Vediamo anche che l'energia cinetica, che è la somma delle due energie cinetiche, all'inizio vale mv alla seconda e alla fine è 0 perché i carrelli stanno fermi, quindi si è persa tutta l'energia cinetica che avevano i carrelli e gli oggetti all'inizio. Nel secondo esempio abbiamo sempre due masse identiche, ma la seconda è ferma. La biglia battente viaggia a velocità v, la biglia bersaglio sta ferma. Sempre impostando la conservazione della quantità di moto e risolvendola per trovare la velocità finale con cui si muove il sistema dei due oggetti attaccati, si trova che la velocità finale del sistema è metà della velocità della biglia battente, un mezzo v. Questo è anche intuitivo perché la quantità di moto del sistema all'inizio l'aveva solo questo carrello, questa biglia, e valeva mv. Alla fine si deve conservare, quindi è sempre mv, però stavolta il sistema ha una massa doppia in moto, quindi la massa è raddoppiata perché si muovono entrambe le biglie, perciò affinché la quantità di moto non cambi deve dimezzare la velocità, massa doppia, velocità metà. L'energia cinetica di nuovo si è in parte trasformata in calore, infatti un mezzo mv alla seconda è l'energia cinetica all'inizio che la portava soltanto il primo oggetto. Invece alla fine, se andiamo a fare il calcolo, un mezzo per 2m per questa velocità dimezzata al quadrato, troviamo questo valore. Vuol dire che metà dell'energia cinetica iniziale si è persa, si è trasformata in calore e solo l'altra metà è rimasta come energia cinetica residua. Quindi di nuovo l'energia cinetica non si conserva, l'urto è anelastico. Ultimo esempio, due biglie di stessa massa, la prima viaggia a velocità doppia rispetto alla seconda, è simile all'esempio che abbiamo visto nel video precedente, i due oggetti rimangono attaccati, la massa è doppia, 2m, e impostando sempre la conservazione della quantità di moto totale, scopriamo che la velocità con cui si muove questo sistema dei due oggetti attaccati è una volta e mezza la velocità della biglia di destra, quindi 3 mezzi v. Anche qui andiamo a calcolare l'energia cinetica all'inizio, che è la somma delle due energie cinetiche dei due oggetti, e poi andiamo a calcolare l'energia cinetica alla fine, dopo l'urto. E vediamo che l'energia cinetica alla fine è di meno rispetto a quella all'inizio. Infatti 9 quarti è minore di 5 mezzi. La differenza è andata in calore. E si conferma che, ancora una volta, quello che vale in generale, cioè che negli urti perfettamente anelastici, quando gli oggetti rimangono attaccati, l'energia cinetica non si conserva mai.